Allora, grazie al professor Dadda e alla sua articolata, diciamo, proposta che avete sentito. Siamo in chiusura, adesso forse c'è un saluto a proposito di politica del candidato premier per la Lega, lista Lavoro e Libertà Tremonti, sentiamolo. Grazie per questo invito, grazie a tutti voi per la vostra presenza, grazie al vostro Presidente. Io mi devo scusare per l'assenza, devo dire forse anche per un'intervista un po' lunga, un po' noiosa, che verrà poi, penso, spero, trasmessa, fatta subito dopo. Ho letto il vostro documento, il vostro manifesto, è molto importante, molto interessante, non lo dico per leccare o per prendere i voti, lo dico perché sono convinto, ci sono dentro tante cose importanti, molte fattibili, a cominciare dall'IMU sulla casa di abitazione, sul credito, cercherò di spiegare perché e come sono fattibili. Su tutte le altre bisogna ragionare, riflettere, discutere. Le nostre strade piene di cartelli vendersi e affittasi. La prima cosa da fare è mandare a casa Monti per tutti i disastri che ha fatto, credo che non debba essere premiato con il voto. Come dicevano i ministri delle finanze dell'assolutismo, nel Settecento la pecora si tosa e non si scanna. Purtroppo è successo questo. Dietro c'era una visione, secondo me anche, se vuole anche un po' aristocratica della società, come se tutti avessero la casa a St. Moritz. In realtà questo è un paese che ha visto grande migrazione, dal sud verso il nord, dall'Appennino verso la Bassa. In molti casi si è visto nell'investimento immobiliare un modo per farsi la pensione integrativa. Uno per tassare deve anche capire, e non è sufficiente avere una visione accademica o aristocratica della realtà. In ogni caso quello delle tasse sull'immobiliare non è solo un punto di eccesso di pressione fiscale, è un punto di blocco dell'economia. Ridurre le tasse sull'immobiliare, dato il valore strategico che ha l'immobiliare, è togliere una mano morta. Ecco, la mia idea, credo non solo la mia idea, è che se c'era la crisi, c'è dal 2008 la crisi, non dimentichiamo che stiamo entrando nel sesto anno di crisi. Se c'era la crisi, l'ha aggravata una manovra di governo eccessiva, che non ha considerato la realtà. C'è un'altra cosa che viene dalle tasse, dall'eccesso di tasse, ed è il clima che si è creato nel paese. Su questo voglio essere molto franco. Fino ad agosto del 2011, più o meno le cose andavano bene o non andavano così male. Sto dicendo agosto 2011, lei mi dirà che sbaglio, legga il libro di Mario Monti che parla benissimo dell'azione di governo del ministro Tremonti. Tenace, forte, ci ha evitato la Grecia. Per 3 anni lo spread è stato 113, adesso che sembra un trionfo è il doppio. E quando l'ha trovato Monti era 570 o 530, in agosto dell'anno scorso era di nuovo 530 con dietro i soldi della BCE. Quello che voglio dire fuori da questi passaggi è questo. Forse il governo che c'era prima era debole, lei mi dirà tolga anche il forse, dovevi cambiare governo, dovevi andare a votare. Per fare cadere quel governo si è deciso, senza andare a votare, si è deciso di fare cadere l'Italia, perché un governo nato dalla paura, e solo la paura poteva giustificare un monstrum come questo, in nessun paese europeo si è fatta una cosa del genere, non in Grecia hanno votato, non in Irlanda hanno votato, non in Portogallo hanno votato, non in Spagna hanno votato. Ecco.
per creare un governo di questo tipo. Avevano paura di andare a votare, invece si doveva andare a votare. Vedo due cose fondamentali. La prima è non aumentare le tasse. Quello che ci aspetta è un aumento delle tasse. Nel programma di Monti c'è una patrimoniale, naturalmente per i ricchi, ma bisogna intendere cosa lui intende per ricco. Nel programma di Bersani c'è una patrimoniale, dietro c'è l'azionista di riferimento Camusso che vuole la patrimoniale. Ecco, secondo me la via giusta non è aumentare ancora di più le imposte. Devi stoppare le imposte. Puoi ridurre qualcosa fin dall'inizio, anzi devi. L'IRAP sulla prima casa ha un costo che puoi tranquillamente coprire riducendo le spese militari, riducendo i regali alle banche italiane, riducendo i regali alle banche tedesche. Nel mio programma elettorale, nel mio manifesto, www.listalavorolibertà.it, a metà c'è l'elenco delle cose da fare. C'è l'Italia deve fare come la Germania, fare una grande banca pubblica che diventi 5 volte la Cassa Depositi e Prestiti. 20 giorni fa il presidente Hollande in Francia ha detto la Francia deve fare come la Germania, deve avere anche lei una KfW. Questa è la politica, cioè dire il TFR in busta paga, i soldi alle imprese con la mano pubblica. E invece sembra che la politica sia la legge elettorale, sia il voto agli immigrati. Secondo me quello che vuole Bersani, lo ius soli, non c'è in nessun posto in automatico, in nessun posto d'Europa. Le coppie gay è tutto molto importante, ma credo primum vivere. L'ossigeno significa dare un po' di spazio all'economia e quindi togliere una mano morta sull'edilizia. Al di là del valore in sé, togliere l'IMU sulla prima casa è un segnale, ha un valore che va oltre il valore, diciamo, numerario, che è un po' meno di 4 miliardi, è un valore simbolico. Il primo che la fa davvero, e non prendendo in giro, dicendo prendo di qua, tolgo di là, fa una cosa giusta. Per milioni di italiani l'investimento nell'immobile era un modo per fabbricarsi la pensione integrativa. Ti trovi nella beffa che non prendi l'affitto, ma paghi le imposte, paghi l'IMU. E questo erode uno dei pilastri sociali italiani. Quindi l'affitto è uno dei temi importanti, fondamentali, come è il mutuo. Il mutuo per comprare la casa e l'affitto per avere la casa che non c'hai dal lato dell'inquilino, per avere la pensione che non ti basta dal lato del proprietario. Una piccola cosa fu fatta con la cedolare secca. Mi dicono che è venuto fuori un caos. E questo è stato un effetto collaterale negativo. Quando hai, come dire, tante voci che si sovrappongono, magari viene fuori un... Quello è un esperimento da riprendere, semplificando più che si può. Quello della detrazione dell'affitto può essere un punto interessante, importante. Tenga conto che le detrazioni sono dei contributi, con delle distorsioni, per esempio, ma non voglio sembrare troppo tecnico e rompere le palle a chi ci ascolta, però a parità di casa o di affitto, se tu c'hai dei redditi paghi le tasse e detrai, se tu non c'hai redditi non paghi le tasse perché non c'è reddito e non detrai, quindi l'onere o il vantaggio cambia secondo che stai un po' bene e viene meno se stai un po' peggio. È una materia delicata. Comunque la cedolare sugli affitti, come dicono dalle mie parti, piuttosto che niente meglio piuttosto, anche dal lato delle tasse, le detrazioni e i regimi diciamo contrattuali sono molto importanti. Allora, tutto il, come dire, manuale di montaggio sta sul sito www.listalavorolibertà.it. È diventato uno dei siti più frequentati, tipo 10.000 contatti al minuto. Che cosa cerco di dire? L'IMU, che è stata
inventata. Adesso, insomma, comunque non è caso di fare polemiche, cioè dire l'IMU è stata messa nel novembre-dicembre 2011, ma il problema non è che si chiami IMU o UMI, che sarebbe l'inverso di IMU, mi pare, ma che la rendita catastale è stata alzata di colpo. Già in sé dietro le rendite catastali c'è il casino, se aggiungi una percentuale verticale al casino verticalizzi il caos. E poi è stata messa sulla prima casa, queste sono le due novità: la rivalutazione catastale e la introduzione dell'imposta anche sulla prima casa. Poi è stata data mano libera sulle addizionali. Allora, la quantità fa la qualità. La vecchia ICI magari non era fantastica, ma insomma era una cosa ancora gestibile. Se tu di colpo chiedi una quantità enorme di denaro, viene fuori tutto quello che è di negativo con una patrimoniale permanente, perché chi paga le tasse sa, l'IMU non è un episodio del 2012, ma 13, 14, 15, è permanente. Allora, due ingiustizie fondamentali che la rendono, secondo me, non costituzionale. Primo, a parità di immobile, di casa, se tu hai altri soldi, altri redditi, usi gli altri redditi per pagare l'IMU. Se sei un pensionato, un anziano e non hai altri redditi, devi vendere la casa. E questo è totalmente squilibrato, ingiusto, non costituzionale. Un altro caso, a parità di casa c'è chi se l'è comprata e chi se l'è comprata con il mutuo. Patrimonio vuol dire attivi meno passivi. L'IMU ignora i mutui e le ipoteche e chiedi la stessa cifra a uno che ha la casa e uno che ha il mutuo. Questo è profondamente ingiusto, ma in assoluto è un'imposta che deprime i valori economici, ma non deprime i valori fiscali. I valori fiscali restano uguali, ma l'IMU causa il crollo dei valori immobiliari e tu devi pagare lo stesso debito fiscale a fronte di valori che vengono giù in continuo. Perché nella crisi, e aggravandosi la crisi con l'IMU, i valori reali scendono, ma i valori fiscali restano uguali. Ecco perché è incostituzionale. Si deve e si può fare istanza di rimborso al Comune, trascorsi i 90 giorni, si può impugnare alla Commissione tributaria competente. Lo schema del ricorso è sul sito www.listalavorolibertà.it, è un sito che c'ha dentro anche un programma politico, credo molto ampio, e poi prevedere, pensare, sperare che la sezione della Commissione tributaria vada alla Corte Costituzionale. In tutta Italia almeno uno ci sarà, ci sarà, e basta uno per portare alla Corte degli elementi di incostituzionalità che sono fortissimi. Quindi se vince la coppia, la tripletta anzi, Vendola, Bersani, Monti, tutti insieme appassionatamente, buona fortuna loro, non fanno niente sull'IMU se non mettere la patrimoniale in più. Se i cittadini votano per chi vuole togliere l'IMU sulla prima casa, secondo me ci guadagnano tutti, e comunque io ho fiducia nella Corte Costituzionale. Verrà magari un po' dopo, già altre volte si è pronunciata, tanti anni fa, prevedendo la non costituzionalità per alcuni aspetti. Io ho molta fiducia nella giustizia. E come avete sentito, lo stesso Tremonti in questa intervista rilasciata a Vincenzo Campo anticipa, no, in questo saluto tutta una serie di aspetti che approfondisce non soltanto rispetto alla tassazione in Italia in generale, ma rispetto alle sue proposte per il settore immobiliare. L'intervista credo sarà disponibile sul sito della FIAIP e poi insomma in vari... L'intervista durava 48 sì, minuti. Li risparmiamo questi 48 minuti e quindi...
Comunque, per come dire, voyeuristi sul sito si trova. Allora, sì. Presidente, chiudiamo. Allora, via.